Nel DDT nel pomeriggio radioattivo dal lunedì al venerdì con il sottoscritto, con Mauro Vai dalle 13 alle 15.30 qui su Vega. Notizie curiose, molto spesso abbiamo, insomma, nel pomeriggio notizie che ci fanno un po' girare. Questo invece dà un po' di speranza. Abbiamo parlato proprio l'altro giorno di quella persona, quel ragazzo che chiedeva l'elemosina con tanto di cane e poi se ne andava via, dietro l'angolo aveva parcheggiato un Audi da 70.000 euro. Questa volta c'è una storia decisamente inversa. Vive in strada ormai da 2 anni, si chiama Frederick Callison, ma non accetta soldi dai passanti. Invece cosa fa? Lascia loro il suo curriculum nella speranza appunto di trovare un lavoro. Dice: non mi piace chiedere la carità e non lo faccio. Distribuisco la mia presentazione spiegando cosa vorrei fare, perché non voglio essere qua fuori per sempre. Lui ex cuoco che ha lavorato in numerosi ristoranti ed è dotato anche di tutte le qualifiche e autorizzazioni di legge. La storia ha colpito molti passanti, impressionati appunto dal suo rifiuto del denaro e dalla volontà di tornare sulle sue gambe a lavorare e a vivere. La cosa è diventata virale con numerose persone che hanno condiviso il curriculum dell'uomo, anche ovviamente sui social, e con un po' di fortuna, insomma, dovrebbe riuscire a trovare lavoro. Queste cose danno speranza, ogni tanto è anche giusto non guardare soltanto un lato della medaglia. C'è il DDT che te le suona come ogni giorno, meglio da lunedì al venerdì, qui su Radio Vega. Io sono Mauro Vai.